quello che Gesù sta chiedendo, quello che Gesù sta dicendo qui, è una cosa che alla luce di Pisa noi capiamo adesso meglio, perché entrare nel regno di Dio non è una cosa umana. Il possesso del regno di Dio, il possedere il regno di Dio, non è una realtà umana, ma è Dio stesso che lo fa in noi. Per cui capiamo quella parola che dice quello che è impossibile agli uomini è impossibile a Dio, perché è Gesù in noi che possiede il regno in noi. E quindi qui non si tratta di fare la volontà di Dio, cioè di fare quello che Dio vuole, e quindi di misurare le nostre capacità di fare la volontà di Dio. Se io sono capace di fare quello che Dio mi vuole, che Dio vuole per me, da me e per me, è chiaro che questo è impossibile. Non sarà mai possibile fare quello che Dio vuole, perché è un volere divino. Io sono umano, sono fragile, sono piccolo, sono debole. Invece Luisa ha trovato un'altra strada, e veramente questa è la strada nuova ed è la strada possibile, e se vogliamo forse è l'unica strada, perché Gesù dice che l'altra umana è impossibile. E qual è questa strada? Lasciare che Gesù in noi faccia la volontà del Padre, e noi ci uniamo a Gesù che fa la volontà del Padre. Noi siamo talmente uniti a Gesù che facciamo con Lui quello che fa Lui, e lasciamo che sia Lui a fare. Ora, questa disponibilità, questa, vuol dire, questo accordo tra noi e Gesù ha un costo, ha un prezzo, ha, vuol dire, necessità di un versamento. Quanto costa? Quanto costa? Quanto bisogna versare perché noi e Gesù diventiamo una cosa sola? Il prezzo è lo stesso che Gesù stesso ha versato per unirsi a noi. Quindi in realtà non è un prezzo che paghiamo noi, ma è lo stesso prezzo che ha pagato Gesù. E Gesù ha pagato un prezzo che è quello di lasciare il paradiso. Gesù ha lasciato il cielo per venire sulla terra, si è dimenticato delle cose del paradiso per assumere quelle della terra. L'incarnazione è un'opera di abbassamento, è un'opera di umiliazione, è un'opera di spogliazione. Se volete la parola, che magari dice più di tutto, di annichilimento, cioè di nulla, rendersi nulla. Ecco perché Gesù chiede a questo Signore di dare tutto. Non è che sta chiedendo una cosa, sta chiedendo quello che è giusto per entrare nel regno di Dio, perché Lui ha fatto così, e Lui non ha abbandonato una ricchezza economica, ma ha abbandonato l'intero paradiso. Quindi la vita eterna che è in cielo, Gesù l'ha portata sulla terra nel senso che l'ha persa. E tutta la sua vita, la vita di Gesù, è proprio un continuo perdere la vita divina, o meglio, donare la vita divina, fino all'ultimo istante della sua vita, quando chiaramente tutti i Vangeli parlano della morte di Gesù come un rendere lo Spirito. Gesù dà lo Spirito. Cioè Lui si stacca dalla cosa più preziosa, dalla vita divina, lotta, rende lo Spirito a noi sulla croce. Per cui la croce è quello che Egli ha cominciato con l'incarnazione, con Betlemme. La croce è il compimento, il processo di annichilimento, di impiccolimento, di
cioè bisogna sceglierlo volontariamente. E quindi c'è la pazzia, c'è la follia di scegliere questa strada che invece è il contrario della strada dell'orgoglio, della gloria, dell'accrescimento, della superbia, è il contrario, è l'umiltà, è scegliere le cose che ci fanno piccoli, è scegliere le cose che ci umiliano. Guardate, in questo, se noi guardiamo a Luisa, noi ci accorgiamo che Luisa è stata proprio questo personaggio del Vangelo che invece di dire di no, ha detto di sì. Luisa ha risposto a Gesù di sì, ha venduto tutto, ha dato tutto quello che possedeva. In tutti i termini, anche economici, Luisa ha vissuto una vita povera. Non perché era povera, Luisa non era povera. Apparteneva a una famiglia che al tempo di Luisa era una famiglia agiata, non ricca, agiata. Casa sua non mancava niente. Addirittura c'era una servizio, c'era il servizio. C'era qualcuno che andava ad aiutare per fare cose, nonostante fossero cinque figlie femmine. Quindi Luisa non era una poveraccia, ha sempre vissuto in un palazzo a piano nobile, non ha vissuto mai in un sultano, non è mai stata una povera donna. Però lei ha vissuto sempre poveramente, uno stile di vita, l'ha scelto volontariamente questo stile di vita. Ma in più, Gesù l'ha coinvolta in un cammino di continua mortificazione, continua mortificazione. Tutti quelli che sono stati anche nella storia dei santi, i passaggi, la mortificazione che si chiama dei sensi esteriori, la mortificazione della vista, la mortificazione della parola, la mortificazione dell'udito, la mortificazione del sapore, le cose da mangiare, la mortificazione del tatto, addirittura un anello, una fascetta che portava al dito Luisa. Gesù gli dice: non mi piace, non si addice. Ma Gesù è un ricordo di famiglia, è una cosa proprio. A me piace che voi, anche quelli di Luisa, portano un gioiellino di oro, no? Col fiero. Bello, è un oggetto di oro, no? Luisa, Gesù non voleva proprio quello per Luisa. Addirittura Luisa diceva: ma come sono belle le tovaglie dell'altare? Luisa, non devi ammirare le tovaglie dell'altare. Ma le tovaglie dell'altare, non sto dicendo le vetrine di Corato, che non ce n'erano all'epoca, no? Le tovaglie dell'altare, ma lascia perdere lo sguardo a me. La mortificata, Gesù, il cibo, ma non poteva neanche, come dire, ingoiare, appena ingoiava l'intero, giusto che faceva l'atto, prendeva proprio pochissima cosa, ma che bracciolo, ma chi l'ha vista mai la bracciola? No, Luisa ne avrà assaggiato sicuramente un pezzettino, ma dicevano cinque cappelletti, non di più. Non è che Luisa avesse problemi con la linea, diciamo, no? Ma cinque cappelletti, no? Un po' di orizzata per mangiare la lingua, ha vissuto così. Questo la mortificazione del corpo. Poi la mortificazione di quelli che sono i sensi interiori, quindi tutto il buio, i sensi di corpo. La consapevolezza di essere la più peccatrice del mondo, il sentirsi davanti a Dio brutta, incapace. Gesù glielo rinfacciava sempre: tu non hai mai capito niente, tu non capirai mai niente. Lo diceva proprio così. E sentite, è Gesù, non è che tuo marito mi predice, è quello che ha fatto l'anno se lo dice, ci capisci? E poi ci dice: oh, lui veniva a me che
ragionamento, no? E quando te lo dice Gesù, è Gesù che ti dice: tu non hai capito mai niente della vita tua. Prima di parlare, se sai le cose fare, altrimenti taci. Rimprovero Gesù. Per cui poi la mette in mano ai demoni. Luisa dice per 4 anni, Luisa è vessata dai demoni. Lei stessa prova il prezzo per tutte le cose sacre, addirittura strappa l'immaginente, un demoniato. Tutte le prove interiori. E poi ancora la prova delle prove, che arriva abbastanza quando Luisa è molto grande. Tutta questa luce della divina volontà, tutta questa bellezza della divina volontà che lei ha messo fuori per volontà della Chiesa, attraverso i confessori, la Chiesa dice: è tutto falso, è tutto sbagliato, non va bene. Sequestrano tutti i libri, Luisa viene pubblicamente condannata. Avete divorato il confessore, non può neanche più andare da lei, lei non si può neanche più comunicare a un certo punto. È una cosa terribile. Luisa, e Gesù dice, non le dice quasi niente dinanzi a tutto questo. Dice soltanto che bisogna andare avanti, bisogna perseverare. Quello che non si fa oggi si fa domani. Madre ha consolazione per Luisa. Ormai non c'era quasi più niente da modificare, che altro c'era? Eppure fino alla fine, e Luisa è stata modificata, fino alla fine. Lei, la vergognosa, che da bambina, pensate, quando usciva con i genitori sul corso, lei prendeva tutte le strade secondarie, così in una biografia scrive Don Luigi Doria. Lei non voleva mai andare con i genitori per strada, ma sempre le strade secondarie. E i genitori dicevano: e che siamo usciti a fare? Non vedo, e non mi voglio far vedere, e adesso voglio tornare a casa. E per cui dovevano tornare a casa mentre c'era la festa di San Cataldo, che tutti giravano. Ecco, lei, la vergognosa, è costretta agli ultimi, come dire, all'ultimo della sua vita, il giorno del funerale, che il suo corpo diventa addirittura un circo, veramente una cosa brutta, il suo cadavere che viene esposto come un trofeo. Noi è una cosa bella, cioè, capiamo che è una cosa bella, però voi immaginate se Luisa avesse voluto scegliere di mostrarsi. Invece Luisa deve essere mostrata anche da morta a tutti, il suo cadavere. Veramente Gesù è stato molto cattivo con lei. È stato molto duro. Ma spieghiamo perché. Perché le ha fatto fare la stessa strada che ha fatto lui. Perché la croce mi sembra una cosa bella. Il suo corpo esposto così, nudo, inchiodato, figlio di Dio. Noi ancora oggi ci prendono in giro i musulmani. Ah sì, voi siete quelli del falegname inchiodato sulla croce. Così ci chiamano. Quelli del falegname inchiodato sulla croce. È che voi un falegname avete come Dio. È bello questo. Allora capite che Luisa e Gesù, umanamente, fanno lo stesso cammino, lo stesso percorso. E ora ci chiediamo. È giusto che ce lo chiediamo, che questa domanda se la dobbiamo fare. Ma questo annichilimento, questo svuotamento, questa mortificazione, questo farsi piccoli per entrare nel regno di Dio, questo vendere tutto, questo
Forse la nostra strada è la strada della gloria, mentre quella di Luisa è stata la strada della croce. Chi vuole fare la strada della gloria si accomodi. E molti la fanno. Molti pensano che portare Luisa è portare un trionfo, è dare la soluzione, è arrivata Luisa, la santità delle santità, Luisa che adesso finisce il mondo, adesso gli diciamo noi come vanno le cose. E questo è il modo di annunciare Luisa che ha vissuto l'annichilimento. Pensate che Luisa sia contenta se noi portiamo questa dottrina della vita nel divino volere, se non attraverso l'umiliazione, la piccolezza, l'incarnazione, l'umiltà. Noi siamo piccoli figli, non ce lo dobbiamo dimenticare mai. Noi non saremo tra i più dotti, non saremo neanche tra i più grandi, non saremo neanche tra i più sapienti. Non è questo il nostro compito. Il nostro compito è essere piccoli. Essere piccoli. Perché Luisa è piccola, addirittura la più piccola. Ora, chi vuol fare la più piccola, la più grande, solo Dio lo può fare. Ma noi no. Né tantomeno noi possiamo essere grandi di una piccola. E qui tutte queste cose ci aiutano a capire come cammina Luisa. Ma diciamo ai preti, ma non capiscono, la gente non capisce. Io mi sono cominciato a chiedere, perché dovrebbe essere il contrario? Perché dovrebbe capire? Se non ha capito Luisa in vita, perché dovrebbe capire voi? Che non siamo come lui a Luisa dall'altro. La strada di Luisa è sempre la stessa. Per cui chi si mette a vivere la divina volontà fa lo stesso percorso. E deve farlo, deve scegliere. Non è che gli capita soltanto, lo deve scegliere. E tutte le volte che ci mettono da parte, che magari ci dicono una cosa o l'altra, va bene, dobbiamo essere felici, perché noi siamo proprio quelli. Gli scartati, piccoli, gli ultimi, è quello che dobbiamo essere. Che cosa vogliamo essere? Voglio leggervi un passaggio, non so, io spero di essermi spiegato, ma comunque si capiscono queste cose con tutta la vita, no? Il Signore ci spiegherà. E che a un certo punto, 22 anni fa, chi di voi c'era 22 anni fa nell'associazione? 1997, era il 50° della morte di Luisa, 4 marzo, in chiesa matrice, Monsignor Cassati, Carmelo Cassati, celebrava la messa e faceva questa bella omelia. Voi la trovate in questo libro che abbiamo tutti, penso, abbiamo preso tutti, vero? Ma chi se c'è qualcuno che non ce l'ha lo può prendere qui. C'è la storia, la nostra storia della risurrezione, c'è la storia della, diciamo così, anche dei nostri vescovi, di quello che ci hanno detto anche i nostri vescovi, fino all'ultimo discorso di Monsignor La Scienza di qualche mese fa. E in questo libro, a pagina 175, c'è l'omelia, è riportata l'omelia, ve ne leggo uno straccio, perché a un certo punto Monsignor Carmelo Cassati si chiedeva: ma come mai? Come mai Corato? Come mai Corato? Lui diceva, come mai vengono da tutte le parti del mondo? Come mai vengono da tutte le parti d'Italia? Come mai? Come mai? E poi mi si dava delle risposte. Allora, leggiamo, ma sono soltanto brevi stracci, dice così.
possiamo dire nulla perché io sono io. L'autorità viene minata da di dentro, anche quasi non si vuole che un altro comandi. Nelle stesse famiglie c'è discordia. Il nome della propria identità, il nome del mio io, della mia realtà, deve dominare su tutto e su tutti. Parla il padre di famiglia e si dice: ma tu sei vecchio. Parla il vescovo, ma lui che ne sa? Parla il papa e si dice: lui sta a Roma. I problemi nostri non li conosce, quindi lui pensi per sé. E se noi in Italia sentiamo un po' di questo disagio, specialmente nel riguardo della Chiesa, sotto certi aspetti siamo più fedeli, lo sentiamo vicino al Papa. Non è così in altre parti del mondo, comincia dalla Lega. Il Papa parla e fa le battaglie, la Chiesa interviene, non è affare suo. C'è uno spirito che domina il mondo degli uomini, di ribellione a tutto quanto quello che è legge di ubbidienza. Amore a Dio e anche amore soprattutto della sua volontà. Il peccato forse non è il tempo per noi sacerdoti, per noi fedeli e per tutti quanti cominciare a riflettere, a leggere qualche cosa degli scritti della Piccarreta, lì dove continuamente, incessantemente si parla dell'abbandono di Dio, perché si vuol fare soltanto la divina volontà. La Chiesa ce li rappresenta questi scritti e ce li dona tutti quanti, perché in quel momento era la prima volta che gli scritti venivano resi pubblici, tutti e 36 volumi. Fino al 97 ce n'erano ancora soltanto 19 più gli ultimi due, esattamente dal 19, 35 e 36. La Chiesa ce li dà tutti quanti, dicendoci che possiamo meditare questi scritti, che possiamo anche farli nostri. La lezione allora che ci viene in Italia è molto profonda. Si può capire la Piccarreta soltanto quando ci mettiamo allo stesso livello. Quindi se non arriviamo a quel livello di piccolezza, si può capire. Costi quel che costi, io farò la volontà di Dio. E siccome è un pensiero mio questo, siccome i libri suoi, gli anni suoi, sono particolarmente pieni di amore di Dio e di volontà di Dio, ecco che c'è entrato di mezzo anche il maligno, dice il vescovo. Perché non sempre questi diari stanno facendo quella via serena e tranquilla, c'è anche chi qualche modo li ritocca, non qui da noi, chi in qualche modo vuole interpretare e chi in qualche modo dice di fare la volontà di Dio, però sta facendo soltanto la volontà propria. Anche questo c'è, questo controsenso, che mentre si parla della volontà di Dio e la Piccarreta nel dire questo ha dato tutta la sua vita in conformità al volere di Dio, altri, approfittando dei suoi scritti, non sempre sanno fare la volontà di Dio, ma si cerca di fare la volontà propria e non la volontà di Dio. Vedete come continua il demonio, come ha fatto con le miste, ancora, e lo fa con noi adesso, di interpretare questi scritti a modo nostro. Io ho sentito anche tra di noi, ma questi non si sbrigano mai di leggere il diario. Ancora dal 25 andate. No, io leggo per conto mio. E andate? Dove vai? E mo che li hai letti tutti e 36? Ti dobbiamo dare la colpa? E se non li vivi, a che serve? Sai che potrebbe anche bastare una sola pagina? E tutto il resto essere buttato via. Perché bisogna stare attenti alla sapienza che non è divina, ma è scienza.
si mette in testa di fare, lo fa, però è più difficile se stiamo insieme. C'è anche questo nella vita, e allora quest'oggi, mentre noi pensiamo a 50 anni alla sua morte, ci pensiamo a 72 anni alla morte di Luisa, dobbiamo pregare Luisa perché i suoi scritti vengano ben interpretati, perché il bene che viene dai suoi scritti sia immerso nell'individualismo dell'oggi, ci sia il desiderio di voler fare la volontà di Dio e non la propria volontà. E poi conclude dicendo, negli scritti della Piccarreta troviamo, ma perché hai scelto me, che sono niente, per diffondere nel mondo il divino volere, diceva Luisa, e possiamo dire anche per ciascuno di noi, ma perché se ne hai scelto me, che non sono niente, non ho una laurea, non sono una persona dotata, perché ha scelto me il Signore per mettere questa sciarpa addosso, no? Io so dire una cosa, ho mai detto, ci sono alcuni di voi che io ho detto, ma che capisci quella della divina volontà? Quella proprio è impossibile che abbia capito qualche cosa. E invece il Signore ha scelto proprio quella persona. E altri che io dicevo, ma qual è il dovere di quello che c'è, quello diciamo spiritualmente mi parlava, quello che non è che non capisce niente. Signore ha ragione con la testa mia, meno male. Scusa, sono stato un po' più lungo, ma se no...